più golosi possono deliziarsi con i dolci tipici siciliani, cannoli e cassate su tutti. Per i palati raffinati c'è l'opportunità di gustare salumi e formaggi di Norcia, mentre la novità questa volta è legata ai liquori. La crema di babà, produzione esclusiva di un'azienda irpina, è una sorta di rarità da non perdere. Le occasioni, non solo per il palato, per apprezzare le tipicità extraregionali e soprattutto pugliesi, le offre la seconda edizione della Fiera di Primavera. Primo appuntamento per il 2013 dell'intenso calendario di eventi promossi nelle gallerie dei centri commerciali di Andria e Barletta e da quest'anno anche Bari dall'organizzazione di Michele Lattanzio. Più di 20 espositori per abbracciare in più svariati settori merceologici, puntando però sulla peculiarità del territorio. Così, a fianco delle prelibatezze enogastronomiche, fanno bella mostra di sé l'artigianato e i prodotti tipici pugliesi, non solo in campo alimentare, senza dimenticare il piccolo commercio, che prova a battere la crisi tornando ad essere protagonista in quelle che una volta erano considerate le fiere, che restano tali anche nella galleria di un centro commerciale. Quello di Andria ospiterà questa seconda edizione della Fiera di Primavera sino al 17 marzo prossimo. Poi toccherà a Barletta e Bari mettere in vetrina sapori e colori, che saranno protagonisti anche in estate con gli appuntamenti all'aperto e tra autunno e inverno con le esposizioni legate al periodo natalizio. Ma sì che va, ma sì che va.